Noi abbiamo già fortunatamente riaperto la didattica dal 15 di giugno. Siamo riusciti ad avere linee guida dalla Regione Puglia, le abbiamo applicate, distanziamento, mascherina, sanificazione e quant'altro. Diciamo che noi siamo stati forse una delle poche scuole a poter riaprire velocemente, anche perché la nostra struttura ci permette di avere già di per sé un distanziamento. Le nostre aule contengono 27 allievi, quindi siamo ben oltre il metro e mezzo di distanza tra i banchi. Considerate che per la superficie di ogni aula noi potremmo contenere 30-35 allievi, ma per politica nostra abbiamo sempre voluto avere un numero massimo di allievi di 27 e questo, diciamo, ci ha avvantaggiato con la riapertura. Stiamo proseguendo e concludendo l'anno scolastico 2019-2020 in attesa di poter riaprire il nuovo anno accademico 2020-2021, sempre seguendo quelle che sono le linee guida della Regione Puglia e del Ministero della Sanità, anche qui adoperando tutti i protocolli, nominando il responsabile Covid, la famosa stanza separata per quando, speriamo mai, dovesse esserci un caso Covid, sanificazione, alternanza durante la pausa degli allievi. Ecco, cerchiamo insomma di seguire tutto quello che ci viene detto. Il tempo per iscrizioni è sempre sino a dicembre, fermo restando, come dicevo prima, che il numero massimo di allievi per classe è di 27, quindi laddove dovessimo, se Dio vuole, speriamo, facciamo i dovuti scongiuri visto il periodo, raggiunge il numero massimo di 27 allievi per classe, chiaramente le iscrizioni vengono chiuse prima. Il trend, fortunatamente quest'anno, visto anche, ripeto, la situazione, è costante, quindi insomma, speriamo bene, ecco, diciamo così.